Benvenuti nei canali social dell'Agenzia delle Entrate. Oggi parliamo dello scontrino elettronico. Lo scontrino e la ricevuta fiscale sono in via di estinzione. Dal prossimo anno gli esercenti rilasceranno un semplice documento commerciale che vale come garanzia d'acquisto, ma non ha più valenza fiscale. Gli strumenti a disposizione dell'esercente per emettere lo scontrino elettronico sono due: il registratore telematico e la procedura web gratuita dell'agenzia, disponibile nel portale Fatture e Corrispettivi. Il registratore telematico è lo strumento che più si adatta ai commercianti al dettaglio che utilizzano già il registratore di cassa per emettere gli scontrini o che rilasciano ricevute con una certa frequenza. Con questo strumento è possibile memorizzare i corrispettivi ed emettere lo scontrino elettronico anche se la connessione di rete non è sempre attiva, a differenza della procedura web dell'agenzia che richiede sempre di essere connessi. La procedura web dell'agenzia risponde maggiormente alle esigenze di artigiani e lavoratori autonomi che hanno più tempo per compilare anche a mano il documento commerciale. Anche questi operatori comunque possono decidere di dotarsi di un registratore telematico. Per predisporre il documento commerciale con la procedura web dell'agenzia occorre accedere al portale Fatture e Corrispettivi tramite SPID oppure entra dal fisco online o con la Carta Nazionale dei Servizi. La compilazione del documento commerciale è veloce e intuitiva. Basta inserire i dati principali dell'operazione, come la quantità e la descrizione sintetica del prodotto, il prezzo e l'aliquota IVA, nonché l'ammontare pagato. La procedura consente anche di inserire eventuali sconti o indicare il corrispettivo non riscosso. È possibile creare una rubrica prodotti e servizi in cui memorizzare le descrizioni, i prezzi e l'aliquota IVA dei prodotti e dei servizi tipici della propria attività. In seguito basterà digitare le prime lettere del prodotto per avere la lista da cui scegliere i prodotti della propria rubrica che potrà essere sempre aggiornata anche caricando un file precompilato. Una volta inseriti i dati, l'operatore può controllarli e poi confermare l'operazione. I dati vengono così memorizzati nel sistema che produce uno scontrino elettronico in PDF non più modificabile, con un numero identificativo univoco e progressivo. Il cliente riceverà lo scontrino elettronico su carta o, se preferisce, condiviso via mail o WhatsApp. In caso di acquisto regalo, l'esercente può emettere il documento commerciale senza il prezzo. In caso di errore o di reso, grazie al numero identificativo univoco, è possibile richiamare il documento commerciale emesso per annullarlo o emettere il documento di reso merce. Per maggiori informazioni, vi invitiamo a consultare il nostro sito.